Con le unghie e con i denti il Giulianova strappa un punto prezioso al Morgagni di Forlì. Senza il bomber Tozzi Borsoi, che sarà fuori per un paio di settimane, il tecnico stallone trova in Di Paolo e Torelli le due bocche da fuoco che consentono al Giulianova di centrare un 2-2 preziosissimo. Nel primo tempo il Forlì parte forte, al secondo Sabbioni ci prova da fuori area ma il suo tiro viene parato da Sciba. Al nono è la volta dell'ex teramano Alex Ambrosini, ma anche in questo caso l'estremo giuliese si fa trovare pronto. Al 19° la prima grande palla gol per il Giulianova, tiro di Fazzini su cui Mordenti non è perfetto, la palla finisce sui piedi di Balducci ma la sua conclusione termina fuori da pochi passi. Scampato il pericolo, il Forlì torna a farsi vivo con uno schema da piazzato che libera Ambrosini, sul cui tiro cross nessun compagno interviene per la zampata finale. Al 27° Sabbioni riceve da Valerio e ci riprova da notevole distanza. Sciba si rifugia in calcio d'angolo. I padroni di casa passano in vantaggio però alla mezz'ora. Contropiede ben orchestrato da Mazzotti che serve Ambrosini. La sua conclusione viene respinta da Sciba sui piedi della corrente Graziani, che non deve fare altro che insaccare il gol dell'1-0. Il Giulianova assorbe subito il colpo e reagisce prontamente trovando il gol del pareggio al 41°. Antonelli va in scorribanda sulla sinistra e crossa per Torelli che salta tra due difensori di casa e con una acrobatica volée insacca il gol dell'1-1. Terzo gol in campionato per il jolly offensivo di Stallone, già in rete contro Avezzano e Matelica. Prima dell'intervallo, impetuosa azione personale del quasi omonimo Tonelli, il cui raso terra è diretto all'angolo ma Sciba ci arriva e si rifugia in corner. Nella seconda frazione il Forlì comincia forte come nella prima parte di gara e si riporta in vantaggio al 58° con una perfetta conclusione di Sabbioni dalla distanza, questa volta nulla da fare per Sciba. Accade ben poco fino alla parte finale di gara, quando i padroni di casa, in particolare al 38°, hanno una clamorosa palla gol per chiudere i conti con il suggerimento di Nigretti per Castellani, che sbaglia incredibilmente a porta vuota. L'errore dell'attaccante forlivese dà coraggio al Giulianova, che ci crede. 41° rilancio di Sciba, Fuschi spizza, Gimelli pasticcia e Di Paolo calcia addosso a Mordenti. Si ripete lo schema un minuto dopo, Sciba per Fuschi per Di Paolo, il cui lob è debole e Gabrielli sventa. Ma la difesa del Forlì è nel panico e nel quarto minuto di recupero viene bucata dallo spunto portentoso di Barlafante, che serve a Di Paolo, un pallone solo da correggere in porta per il pareggio che è poi quello definitivo, 2-2. Inutili le proteste del Forlì per il controllo di palla sospetto di Barlafante, un punto che fa classifica e soprattutto morale per un Giulianova che mercoledì nell'infrasettimanale ospiterà l'Ostica San Giustese.